E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate il ritardo, ma tanto per cambiare, OBS si è messo di traverso e ha voluto fare l'aggiornamento proprio appena prima il mio live. Quindi questo è uno di quei casi in cui ho la scusa per il mio ritardo. In ogni caso, adesso stavo aprendo un attimo la finestra anche delle shitcoin, perché insomma qua ci stiamo avvicinando sempre di più al traguardo e anche la seconda stagione potrebbe terminare molto presto, non appena qualcuno arriva a 1000, e poi si riparte ovviamente con la terza, con dei nuovi premi molto interessanti. In ogni caso, cosa dicevo? Che siamo qui come sempre per i nostri appuntamenti live, questo è quello delle 21, dove andiamo a vedere che cosa succede a Bitcoin, che cosa succede alle cripto e che cosa succede un po' in generale, perché oggi è stato un po' uno scossone. Insomma, ci sono stati tra ieri sera e stamattina delle belle svendite e c'è stato un po' di paura nell'aria, ho visto, perché insomma molti temevano una correzione più profonda, c'era da capire un po' le intenzioni di Bitcoin, e quindi oggi andiamo a fare proprio quello, anche perché la candela giornaliera sta chiudendo molto molto bene e addirittura, se dovesse fare una chiusura come Dio comanda, tra poco vediamo in che senso, potrebbe addirittura dare un setup long. Pensate che roba, un setup long in iperestensione detto da me, quindi pazzesco. In ogni caso, oggi era il no stream day su Twitch, come qualcuno mi aveva fatto notare giustamente nel canale, nel nostro server Discord, però io la mia scelta in sostanza era il motivo del no stream day, per chi non lo sapesse ne parlo in un minuto, perché Twitch ha delle politiche di ban un po' troppo aggressive, basta dire una mezza parola fuori posto che ti banna senza dare tante spiegazioni. Io concordo con il manifestare insomma contro queste politiche esageratamente restrittive, ma la mia alternativa sarebbe stato streamare su YouTube, che se vi ricordate mi ha bannato tipo 3 volte senza nessun tipo di motivo, poi rimangiandosi la parola. Quindi io tra i due sinceramente continuo ancora a preferire Twitch e continuo ancora nel mio personale boicottaggio dei live contro YouTube. Vabbè, comunque non vi interessa niente, volevo solo fare il punto di questa cosa dicendovi perché sono qui. Oggi iniziamo come sempre con le vostre domande, quindi mi raccomando, vi voglio carichi come delle molle, chiedete cose, fate domande. Io in questi giorni mi sono studiato la DeFi sulla Binance Chain e ho trovato molte cose interessanti, anche in realtà non sulla Binance Chain, perché mi sono studiato i nuovi progetti DeFi nati da Binance, i launch pool principalmente, e oggi ve ne butto lì uno che è Alpha Finance, che mi avete consigliato voi di guardare, tra l'altro mi avete incuriosito e io l'ho guardato. Io vi ringrazio sempre quando mi date questi spunti, perché insomma è bello che sia bidirezionale la cosa, che anche voi suggeriate a me, controlla qui, dai un occhio là perché questo è interessante e così via, grazie davvero. Comunque vi dicevo, iniziamo con le vostre domande, poi a metà live buttiamo un occhio sul grafico di BTC e poi terminiamo finendo il round ovviamente delle domande. Allora amici miei, cominciamo subitissimo dall'alto. Buonasera, buonasera, eccolo il bitrate. Ragazzi, io purtroppo ho provato ad abbassare la qualità dello stream perché so che ad alcuni di voi lagga quando non permette di impostare la risoluzione. Tuttavia, mettendola più piccola, ho guardato com'era in anteprima su un canale privato di test e ho visto che si vede veramente male, perché il grafico si vede un po' sgranato, io ho una risoluzione abbastanza alta sul monitor, è un monitor grande, e quindi veniva veramente uno schifo. Quindi ragazzi, mi dispiace per chi lo vede con il lag, però ahimè forse la soluzione meno peggiore è guardarvi la differita su YouTube, magari fatemi le domande e poi io vi rispondo e vi guardate la differita. Mi dispiace, ma purtroppo con Twitch è un po' così, qua sì che ci sarebbe da protestare, dai, prendete qualche server un po' più potente, porco cane, siete Amazon, siete, ma io non lo so. Ciao Luca, che vantaggio dà usare Bitcoin, no, non ho capito, usare Bobcoin per usare Binance rispetto a muoversi direttamente in euro?
Non credo di aver capito, sai, non ho capito molto. Vai che vengo a lurcare, grandi, i lurker sono sempre ovunque, anch'io sono un lurker in giro in altre community, non dico niente. Luca, buonasera, la mia seconda live, ma grande Pippuz, bentornato, mi fa piacere che sia la seconda ancora di più che sia la prima, perché vuol dire che sei tornato e ti sei trovato bene, bravo, bravo, bravo. Buonasera dal lavoro, benissimo, e c'è chi lavora di giorno, c'è chi lavora di sera, infatti ho fatto un live alle 18, e uno alle 21 per fare contenti un po' tutti. Ciao Gasati, domandone, cosa ne pensi di Starname? Io vi non lo conosco, sai, me ne trovate sempre qualcuna che non conosco, bravi, bravi, me la segno anche quella comunque. Ciao, pare che le balene stanno per vendere, cosa te lo fa pensare? Curiosità, io ho visto che stamattina, in particolare anche ieri sera, c'è stata una svendita che poi ha innescato a catena un bel po' di stop, basti guardare come si è contratto l'open interest di quasi 1 miliardo, pensate voi che leve, che posizioni ci sono aperte, basta una flessione di pochi punti percentuale, perché questo non è, cioè non è nemmeno un lower low se guardate, è pazzesco, e basta una cosa così da poco che in sostanza va a far scattare stop, va a far scattare liquidazioni, questo fa capire che c'è gente, come si dice, over leveraged, ovvero con posizioni aperte con leve pazzesche che non so cosa fanno, fanno dei trade che vorrei conoscere, vorrei sapere. Luca, come lo vedi l'ecosistema Polkadot nel medio-lungo periodo? Molto bene, ne parli poco anche se i progetti si stanno moltiplicando a vista d'occhio. Guarda, ho un appunto, mi sono fatto un appunto di proprio fare un video sui migliori progetti su Polkadot, proprio perché hai ragione, non ne ho mai parlato, ma perché sento di non sapere abbastanza, quindi io non voglio fare un video su una cosa che conosco a metà e poi magari dare informazioni incomplete o peggio ancora errate, quindi terminerò di approfondire, di studiare, poi prometto, ve lo prometto davvero, che ci farò un video. Ho fatto la stessa cosa per i nuovi progetti DeFi e ce l'ho quasi pronto e aspettatevelo magari già nella prossima settimana, questo potrebbe essere un prossimo appunto. Dunque, dove siamo finiti? Eccoci qua. Buonasera a tutti. Dump in... No, 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 assolutamente no. Questa volta non ho scritto niente per non portar male, non portar bene, non dire cose che non accadono. Boh, basta. Facciamo un silenzio che è sempre la scelta migliore. Ciao a tutti, meno male che mandi la notifica su Telegram. Grazie, sì, devo shillarlo dappertutto, anche su Discord adesso la mando, tra l'altro. Io per non saperne leggere né scrivere ho chiuso lo short di copertura. Io non ancora... però se si dovesse verificare il, cioè che poi in realtà lo short di copertura, non essendo speculativo, non ha neanche tanto senso forse chiuderlo, neanche per me, però sto tenendo d'occhio un setup long, come vi dicevo poco fa, che in quel caso lì potrebbe davvero farmi venire voglia di chiudere lo short, perché non avrebbe più tanto senso essere esposti short, però io faccio un po' fatica, mi rendo conto, a dividere le coperture dalle posizioni speculative, a volte tendo un po' a sovrapporle, cosa che non dovrei fare assolutamente. Ciao, come si crea, calcola il prezzo per spostare criptovalute da wallet a wallet? E in sostanza è il costo di transazione, dipende dalla coin, perché su Bitcoin tu hai un prezzo, su Ethereum ne hai un altro, su Tron ne hai un altro, su Binance Chain ne hai un altro e così via, e dipende molto dalla congestione del network. Per farti un'idea, tu puoi andare a vedere, ci sono i blockchain explorer, cioè ad esempio blockchain.com per Bitcoin, Etherscan per Ethereum, e ti vai a vedere in sostanza per Bitcoin c'è da guardare quanto è il prezzo delle transazioni, che di solito è satoshi per byte, e più è alto quello più costa la transazione. Poi si può fare un calcolo anche per fare una stima cercando di mettere un valore medio di byte, che di solito è una transazione semplice, e fare la moltiplicazione. Al momento mi pare che una transazione media su Bitcoin, né troppo veloce né troppo lenta, stia sui $2-3, e Ethereum invece puoi andare su ETH Gas Station, anche se non su Etherscan, e vedere quanto costa il gas, che in sostanza è quello che determina poi il prezzo della transazione. Al momento una transazione semplice è meno di $1, così sono le ultime che avevo fatto in questi giorni. Non penso che sia cambiata molto la situazione. Io nel frattempo ringrazio tantissimo, vedo che vi state ancora abbonando anche oggi, chi ha Prime e si abbona tramite Amazon Prime gratuitamente per voi, è una piccola donazione per me, siamo tutti veramente
veramente contenti perché mi sostenete per voi a costo zero e io mi gaso, quindi grazie, grazie di cuore amici per sostenermi. Ciao Luca, il tuo corso di trading consapevole è formato da 2 o 3 stagioni, per ora 2, però ne avevo in mente un'altra un pelino più avanzata che devo ancora finire di partorire, però è un parto molto lungo, però è già completo, è quello basta per capire come impostare un trading. La parte avanzata magari sono delle tecniche come le coperture, le opzioni, le posizioni combinate, insomma qualcosa che va un po' oltre. Per chi vuole iniziare è più che sufficiente davvero quello che c'è. È un corso gratuito per chi se lo stesse chiedendo, a disposizione sul mio canale YouTube, non costa neanche un centesimo. Vi costa un po' di tempo perché è lungo, però secondo me ne può valer la pena. Buonasera, ma è vero che Ripple piace alle banche? Come mai? Grazie. Guarda, secondo me Ripple non piace a nessuno. No, sto scherzando. Si dice che abbia dietro delle banche perché l'hanno finanziato, l'hanno sostenuto, qualcuno ha implementato qualcosa sulla sua chain, ma di fatto alla fine Ripple, secondo me, non ha né arte né parte, se volete la mia personalissima opinione. Ciao Luca, ha sentito di MT Gox? Che cosa? Che deve liquidare, no? Che deve... va avanti la procedura di risarcimento, cos'è che c'è da fare esattamente? Forse c'è della pressione in vendita, non so. Ti è arrivata la carta di Binance? Non ancora, ragazzi, io tutti i giorni vado a vedere nella cassetta delle lettere. Adesso è gara, dovremmo fare una gara e vediamo chi di voi indovina, magari con in palio qualche centinaio di shitcoin, se mi arriva prima la crypto.com upgradata alla Jade Green oppure se mi arriva prima la Binance Card. Magari organizziamo una specie, non lo so, ci penso, un concorso anche su quello, per tirar fuori il gambler che è in noi sempre. Ho qualche Yearn Finance, qualche piattaforma dove metterli in LP? E dunque, su SushiSwap, se non erro, c'è un pool interessante. Fio, qualche Yearn Finance, complimenti, bravo, bravissimo. Se ne hai uno di troppo, se ti scappa, puoi passarlo anche a me. Hai mai usato il bank transfer SEPA per caricare euro su Binance? È clamorosamente semplice, zero fee e può essere utile alla community, ma da qualche giorno pare disattivato. Sai qualcosa? Strano, perché il bonifico SEPA è da un po' che c'è su Binance. Non saprei, non ne so niente, perché io in realtà non uso Binance per comprare in euro, non l'ho mai usato e quindi purtroppo non sono sul pezzo. Chiederò magari, prova o apri un ticket o chiedi nel gruppo Telegram di Binance, ti rispondono di sicuro. Vai Luca Guerriero, grazie, grazie. Ciao, avendo Binance ho scaricato Trust Wallet, ma sentendo parlare tutti di MetaMask, ti chiedo che differenze ci sono tra i due e quale reputi il migliore. Ma guarda, Trust Wallet è un wallet mobile principalmente e supporta diverse chain, diverse coin, mentre MetaMask è ERC20 principalmente, cioè in realtà si può utilizzare anche, volevo dire qualche frazione, sia corretto, ma ormai hai fatto coming out, non ci si tira indietro. No, dicevo comunque, tornando alla domanda, che in realtà su MetaMask ci si può anche collegare ad altre chain, però un pelino un po' più complicato. MetaMask è l'ideale 100% per fare qualsiasi interazione con le dApp, che possono essere i DEX, possono essere le piattaforme di lending su Ethereum, appunto su Ethereum stavo per dire, perché è veramente semplice, basta fare 2 clic, è tutto intuitivo e si capisce tutto quanto. Ma come wallet, la mia personale opinione è che Trust Wallet è meglio, è più comodo, perché comunque ha tutte le coin, ha una moltitudine di coin, è veramente facile da utilizzare, ha un'interfaccia grafica immediata, c'è anche lì il supporto per le dApp volendo, però sicuramente non è a livello di MetaMask, che è un'estensione del browser. Quindi MetaMask sì per interagire con le dApp, per tutto il resto Trust Wallet, sinceramente, questa è la mia opinione. Buonasera a tutti, uscito in tempo dalla doccia, anch'io sono uscito 5 minuti fa dalla doccia in realtà. Il mio Prime sempre per il più gasato della community, grazie, grazie, sei il numero uno. Per favore ci guardi il grafico di AXS, altro che sta spingendo parecchio, l'ho aggiunto proprio oggi alla mia watchlist, guardate che roba, è il token di Axie Infinity, per chi non lo sapesse, e sostanzialmente sta facendo un cap senza handle, però sta andando ad affrontare il suo massimo storico,
che è questo. Allora, aspettate che lo facciamo in giallo come tutte le altre, così abbiamo tutti i grafici uguali. E fondamentalmente, come potete vedere, abbiamo alla base questo supporto nato da quest'area, insomma, questo cluster sicuramente fa da base. E abbiamo questa formazione semicircolare, perché è di fatto un semicerchio, che sta affrontando adesso i massimi. Quindi in sostanza i setup visibili, per quanto è una coin con pochissimo storico, valgono tutti i discorsi del caso, abbiamo come setup possibile la price discovery, nel caso in cui cominciamo a chiudere qua sopra e eventualmente andiamo a retestare. Idealmente ci sarebbe anche da andare a prendere la liquidità qui, prima di andare a decretare di fatto la price discovery, però già come potete capire una chiusura di una candela daily qua sopra è un bel insomma, ha molto significato. E basta, perché purtroppo ve l'ho detto, c'è poco storico, quindi c'è molta molta speculazione, però è un grafico sicuramente bullish. La struttura è bullish perché comunque, come potete vedere, è un uptrend. Questo minimo è crescente rispetto al precedente, quindi è messo veramente veramente bene. Però adesso è un po' un rischio, perché siamo appena sotto questo pool di liquidità in offerta, che in teoria appunto è l'unica zona di resistenza che ci rimane da attaccare prima di poter decretare la famigerata price discovery. Tra l'altro adesso qua mi viene in mente, perché ho aperto quest'altra finestra di fianco, ci sono i miei bot qui, come potete vedere sono i 4 che adesso sto testando, quelli che ho condiviso poi anche con voi, e volevo farli vedere, cioè in realtà è meglio non vederli, perché in questi periodi di lateralità sono una cosa agghiacciante. Però adesso ho implementato la EMA Slope anche sulla copia Ethereum Bitcoin sulle 12 ore e vedo che non performa affatto male. Guardate che è molto carino, di fatto ha avuto un po' di drawdown ultimamente vista appunto la lateralità, però solitamente performa parecchio bene. È stata una scoperta piacevole, così come applicare anche l'RSI2 su Ethereum, che anche lui ultimamente sta avendo un po' di drawdown, come vedete, ma capitano i periodi di drawdown, però l'importante è che poi sul lungo periodo performi come deve. Ecco, niente, chiusa la parentesi bot, in realtà non ve li volevo neanche spammare. Adesso qui c'è Alfa, ma ne parliamo tra poco. Adesso continuo con le vostre domande, che ci tengo parecchio. Dove siamo finiti? Eccoci qua. Ciao, vorrei condividere con voi il mio primo trade in vita mia e ho anche guadagnato qualcosa. Allora, complimenti innanzitutto, bravissimo. E sai cosa facciamo? Ti do anche una decina di shitcoin per celebrare, però faccio il guastafeste, ovvero non farti prendere la mano, perché secondo me tu ti stai gasando un po' troppo. Dai, te ne do 20 di shitcoin perché sono felice per te, però ripeto, attenzione, non sopravvalutarti, non esagerare adesso col buttarti nel trading. Segui sempre una tua strategia, spero che tu ce l'abbia, che tu la stia applicando, e non farti illudere dai colpi di fortuna, perché nel trading a volte la fortuna gioca a nostro favore, ci fa sopravvalutare e poi ci rovina dopo. Questo è abbastanza tipico. Comunque, di nuovo, complimentoni. Ciao Luca, una domanda. Per pagare le tasse sui futures si deve fare la somma di tutti i profitti o il netto tra profitti e perdite? Allora, in realtà bisogna fare il netto tra profitti e perdite sul periodo, sull'anno, in sostanza, sulla singola coin, chiaramente. E poi tu andrai, cioè in teoria devi tenere traccia di tutte le operazioni fatte e poi fare un po' il netto. Poi sicuramente è impossibile andare a vederle una a una. Tu per semplicità poi puoi mettere tutto insieme e fare il controvalore in euro dell'inizio e della fine del periodo d'imposta, magari arrotondare un po' e andare a dichiarare quello. Ci saranno plusvalenze e minusvalenze, perché in sostanza se tu vai a fare dei trade che ti vanno male, realizzi delle minusvalenze, quelle poi sono deducibili dagli anni successivi, attenzione. Quindi tenere traccia sempre anche delle minusvalenze. E in sostanza quello, il 26% sul netto profitto, sul profitto netto appunto sulla singola coin, poi lo fai per tutte e ti tieni traccia delle tue operazioni. Poi nell'anno successivo puoi spendere le minusvalenze appunto per andare a recuperare un po' di, per fare un po' di sgravo, ecco.
Ciao Luca, cosa ne pensi su Quant e Ocean Protocol? Ultimamente se ne sta parlando molto in giro. Ecco, Ocean Protocol, se non erro, è proprio quello su Polkadot ed è uno di quelli che stavo tenendo d'occhio, lo sto andando a cercare per sicurezza, ma ne sono abbastanza convinto, esattamente. E quindi quello arriverà molto molto presto assieme agli altri progetti Polkadot. Quant non lo conosco, ma fammi indovinare, è su Polkadot anche lui? Vediamo. Non lo so, non lo trovo. Quant stamp? Oh, forse no, mi pare di no. Vabbè, niente, comunque dammi qualche info in più che così me lo vado a cercare, anche quello. Ciao Lu, a tutti, Luca, potresti guardare Base Protocol? Grazie mille. Guarda, Base Protocol, ti dico la verità, non mi ispirava. L'ero andata a vedere perché voi me l'avevate segnalata e guardate, ve la condivido anche e in sostanza, così giusto anche per fare un po' di, come dire, per farla conoscere a chi non la dovesse conoscere, è un simile, come si chiamava, non mi viene neanche più il nome, Ampleforth, che è quel nome impronunciabile, ovvero quelle coin che hanno la supply elastica, che andavano un po' di moda un po' di tempo fa, adesso non più tanto, e Base Protocol sostanzialmente è legato alla market cap di tutto il mercato cripto, quindi in sostanza cresce il mercato cripto, cresce Base Protocol. Però non lo so, non mi dice granché, cioè non capisco quale utilità possa avere da investitore, da speculatore, cioè preferisco allora andare a operare su Bitcoin o su un'altra coin anziché andare ad acquistare questa coin per speculare sulla market cap. Non lo so, non mi convince al 100%, però magari qualcuno di voi può aggiungere qualcosa, può dirmi che in realtà è interessante. Anche qui c'è questo Cascade che è un po' come il geyser si chiamava di Ampleforth, ovvero un liquidity pool dove ci sono dei mega vantaggi, APY del 200% e via che si vola. Non so neanche quanto, dunque vediamo se mi ci fa connettere, tac, col mio account giusto di prova, tac. Volevo vedere quanta liquidità c'era, ok, sì, mi si connette, no? Withdraw, deposit, no, non mi fa vedere niente. Volevo vedere perché è su Uniswap, beh, andiamoci a vedere insieme, abbiate pazienza, Volevo vedere quanta liquidità c'è già sui pool di questa coin, per vedere almeno quanto è utilizzata, quanto è popolare, così da farci un'altra idea, abbiate pazienza, ripeto, ma la diretta è così, purtroppo non posso tagliare. Eccoci qua, Base Ether, vediamo, 6 milioni, vabbè, neanche pochissima a dire il vero, neanche pochissima. Ed è quello, Base Ether, sì, un ETH, Base V2, con questo Cascade, con l'APY pompato. Vediamo da quant'è che c'è, da poco tra l'altro, è iniziato proprio inizio mese con un milioncino subito. Beh, mi aspettavo delle liquidità minori. Potrebbe essere, ma che io sappia, poi le applicazioni DeFi non l'hanno ancora integrata, quindi boh, non lo so. Se avete qualcosa da aggiungere, amici, come sempre fatelo, perché io sono anche qui per imparare. Ciao Luca, nella peggiore delle ipotesi che ci dovesse tornare necessario rigenerare le chiavi del ledger autonomamente e offline a partire dalle 24 parole del seed più eventuale passphrase, tu come faresti? Allora, cioè che tu devi resettarlo da zero? Ho visto che esiste il generatore Ion Coleman che può essere anche fatto girare offline sul proprio PC. Ci sono anche altri modi, ma in realtà si può resettare il ledger alle impostazioni di fabbrica e lui ti genera nuove parole. Dovrebbe essere sufficientemente sicuro perché hanno implementato un algoritmo ad alta entropia che io sappia e quindi dovrebbe essere abbastanza sicuro. Io penso che sia sufficiente quello. Ciao Luca, che effetto avrà? Eccolo infatti, quello di MT Gox. La rimessa nel mercato dei circa 150.000 bitcoin che erano bloccati in quell'exchange di alcuni anni fa, ecco, immaginavo che era questo. Guarda, non te lo so dire, tu pensa comunque che questo è una vendita che non si sa se verrà fatta tutta in una botta, probabilmente no, però
non è che c'è solo la vendita, c'è anche la domanda dall'altra parte, quindi secondo me non avrà tutto questo effetto, ecco, è una non notizia come tante altre, cioè una vendita così puntuale non vuol dire niente, magari ti causa lo scossone di breve termine imprevedibile, perché poi ci sono tutti gli speculatori intorno a questa notizia che non sai mai come si comportano, però fondamentalmente non cambia nulla dei fondamentali di Bitcoin né del trend di sicuro, cioè insomma non ci porterà ad avere un dump sotto i 10.000 questa notizia, se ci sarà sarà per cause di altro tipo. Buonasera a tutti e a Luca, ma grazie e anche a te. Ci sono anche oggi, non potevo mancare, short all in finalmente, non dirlo troppo forte che poi qualcuno te lo liquida. Buy high, sell low, questa è sempre la regola numero uno. Come ti si contatta in privato? Allora, basta che non mi vuoi proporre uno smart contract pazzesco, che ultimamente mi stanno arrivando mail in continuazione di gente che mi dice: ascolta, io ti devo parlare di uno smart contract pazzesco, sempre pazzesco, scritto in stampatello, che è, sicuramente sono quegli scam, quei ponzi clamorosi, infatti non tendo a non rispondere. Comunque mi puoi contattare, scherzi a parte, via mail o su Telegram. Il mio handle di Telegram lo trovi nel mio canale, è pubblico ormai, quindi puoi tranquillamente contattarmi lì, ti prego, no scam, perché altrimenti poi perdo fede nell'umanità. Ti seguo da 3 anni su YouTube, ma oggi la prima live, e allora sei dal giorno 1 praticamente se mi segui da 3 anni. Grazie, mi fa veramente piacere e benvenuto nelle nostre live, e spero che apprezzerai anche queste e che tornerai. Quale potrebbe essere un exchange abbastanza liquido per tradare la coppia Bitcoin-Euro? Purtroppo Bitcoin-Euro è un po' in sofferenza come coppia su tutti gli exchange. Credo che il più liquido ad ora sia ancora Coinbase. Però ce ne sono anche altri liquidi, ad esempio c'è Bitflyer che ha uno spread dello 0,1 e qualcosa per cento, bassissimo, a volte anche inferiore. Se no c'è The Rock Trading che ha purtroppo dei volumi un po' bassi, però anche lì lo spread comunque non è alto e ci sono delle commissioni basse. Binance non so come sia messo, però i volumi non sono alti neanche lì. In sostanza la coppia in euro è un po' penalizzata. Kraken, anche lì non ne parliamo, ci sono dei buchi di liquidità pazzeschi. Non lo so, io personalmente uso The Rock, ma perché è una mia scelta, una mia preferenza personale, e non lo so, che mi trovo bene, non ho mai avuto dello slippage particolarmente alto, non che ti vada a impattare più di tanto poi sui tuoi trade, insomma. Avrei una domandina: quanto sento dire c'è un gap sul CME a 17.000 che va colmato? Cosa significa? Cosa vuol dire colmare i gap? Grazie in anticipo. Allora, ti dico che il discorso dei gap a me non convince, però te lo spiego cosa vuol dire. In sostanza, il grafico del CME, il CME è un future su Bitcoin erogato dal Chicago Mercantile Exchange, appunto il CME, e è un prodotto istituzionale, diciamo, quindi scambiato da investitori accreditati, ed è questo qui, il cui simbolo è BTC1 punto esclamativo. Lo trovi anche su TradingView, per l'appunto. In sostanza i gap sono dei vuoti tra una candela e l'altra, che a volte si presentano per vari motivi. Perché innanzitutto il future del CME nel weekend non viene scambiato, e quindi a volte va a creare dei gap tra il venerdì e il lunedì, e questi gap a volte non vengono ritestati. C'è una qualche teoria, secondo alcuni, per la quale questi gap devono essere fillati. Guarda qua, ne ho evidenziato uno. In sostanza, vedi, qua era il 24 luglio, non so se riesci a leggere sotto, e la candela dopo è del 27, perché di mezzo c'era il weekend, e il CME, come tutti gli exchange solitamente, la borsa, i mercati tradizionali, non operano nei weekend, e alcuni non operano neanche di notte, e quindi questo va a creare i gap tra una candela e l'altra. Quindi tu immaginati che venerdì alle, adesso non so a che ora chiude
esattamente, supponiamo all'una di notte, a mezzanotte e mezza, ti vale un tot, e lunedì nel frattempo c'è stato mercato, perché Bitcoin si scambia 24/7, c'è stato mercato ed è salito di $2,000, il CME lunedì ti aprirà $2,000 più in alto e ti ha creato questo gap. E appunto, secondo molti, tutti questi gap vanno sempre presi, o spesso. Io ti dico, empiricamente è vero, perché di fatto se tu vai a vedere dove ci sono i gap, molto spesso poi vengono ritestati in qualche modo, come se si creasse un'imperfezione che in qualche modo appunto il grafico deve andare a riprendere. Però operativamente è difficile impostare un'operatività appunto su di esso, cioè andare a creare un setup sui gap, dire boh, c'è un gap, cosa faccio? Scusate, ma arrivano i messaggi su Telegram, facciamo così, tac, altrimenti c'è la notifica in mezzo. Comunque dire, vado a impostare l'ordine sul gap, poi dove metti lo stop loss, dove metti il take profit, cioè diventa un po' difficile, soprattutto se il gap è lontano. Se è vicino, magari si può tenere in considerazione come livello chiave, magari vedere se si sovrappone a qualche area importante per altri motivi, e in tal caso potrebbe diventare interessante. Salve Luca, secondo te PayPal si aggiungerà un giorno nuove cripto oltre a BTC? Ci sarà un pump stile listing su Coinbase? Secondo me sì, ti dico la verità, perché ci sarà molta FOMO per queste cose. Hai fatto un ottimo paragone, quello dell'effetto Coinbase proprio, anch'io lo chiamo così. Sì, secondo me sì. Buonasera Luca, seconda live che riesco a seguire. Bentornato, è veramente un piacere rivedervi qua. Ciao Luca, hai visto la mia mail con documento con la simulazione del PAC a entrata variabile? L'ho vista e ti ringrazio, perché volevo proprio confrontarli e magari poi farvi un video aggiornato dove vediamo i risultati del PAC tradizionale e un PAC invece con entrata variabile in base al prezzo. Sarà veramente interessante, quindi sarà argomento di prossimo video. Sbaglio, Cardano si prepara a metà mese ad un hard fork? Allora, ne ho sentito parlare anch'io, e tra l'altro su Cardano stavo seguendo un potenziale setup long che però non si è mai verificato. Il setup long era il seguente, guardate, già che me l'hai chiesto lo faccio vedere, sperando di non fare troppa confusione facendo un grafico prima del dovuto. Però in sostanza le direttrici di movimento di Cardano sono ultimamente queste linee che vedete. Allora, abbiamo qui il bottom, in sostanza 441, questo che è il bottom assoluto, che è stato testato n volte, e sotto c'è anche un pool di domanda abbastanza importante. Poi abbiamo qua in mezzo un, chiamiamolo range high, lo possiamo chiamare, che è nato da questo cluster, e in sostanza è l'area che è nei dintorni dei 600 satoshi. C'è stato anche un falso break con ritorno ai minimi, e poi però finalmente ce l'abbiamo fatta. Questo livello 693 è il top, vedete, di questa shadow sul settimanale, poi sul giornaliero diventerà più significativo. Poi a salire abbiamo questo livello 1212 che nasce esattamente da qua, perché qua non c'è ancora, guardavo da vicino se c'era la chiusura, una chiusura fatta bene, ma no, è nato qui, vedete, come pool di offerta sopra, e poi è stato rotto. Poi abbiamo questo cluster, che ha un altro livello di resistenza, che è 1405 circa, poi abbiamo questo top locale a 1735, e poi basta. Questi sono i livelli, in sostanza, che fungono da supporti, cioè resistenze principalmente chiave, sul time frame settimanale. Se andiamo a vedere adesso l'ultima parte del movimento, che vale la pena zoomarla un po' sul giornaliero, però si vede anche qua che c'è un pool di offerta testardo, l'ho definito, si vede già sul settimanale, ma anche sul giornaliero è esattamente sovrapponibile, guardate, questo è veramente pulito come area di resistenza. E ve l'ho detto, andiamo a rivedere qua sul giornaliero la price action, abbiamo una deviation, si chiama, ovvero una rottura della resistenza, lateralità e poi riperdita, che ha superato 1212, è andato a zuccare un po' contro questo cluster, ma poi l'offerta l'ha spiaccicato di nuovo sotto. Poi abbiamo la creazione qui di questo livello 940 con un rimbalzo, un breakdown, un retest, una continuazione ribassista, un altro retest con anche un pelino di arraffamento di liquidità, e poi un'altra continuazione ribassista, creazione del pool di offerta, esattamente qui.
Poi abbiamo un breakdown addirittura di 693, il nostro supporto che si era formato, vedete, tac e tac, breakdown, con retest e continuazione ribassista con lower low, ma il tutto è un falso movimento, perché poi arriva la domanda galoppante, guardate che volumi, e spinge subito all'interno di nuovo del range, e quindi forma una deviation dal range low, quindi anche qua abbiamo un falso movimento. E poi come finisce tutta la storia per far nascere il setup? Allora abbiamo un nuovo attacco al pool di offerta che respinge. Poi abbiamo un nuovo attacco al pool di offerta, è pazzesco, che di nuovo respinge. Allora, noi l'avevamo visto un bel po' di tempo fa, secondo me ci trovavamo all'incirca qui, quando abbiamo identificato il setup. Ma in sostanza, questo pool di offerta è veramente forte, come vedete, e quindi il suo superamento sarebbe un segnale long altrettanto forte. Quindi, detto veramente in parole semplici, una conquista di questo pool di offerta, che vuol dire andare a fare una spazzata anche di questi high, e una chiusura sopra, perché altrimenti è un falso movimento anche quello, e poi un retest potrebbe essere appunto un setup long, ripeto. Ovviamente c'è il rischio di un'altra deviation, sì, quello c'è sempre, e ahimè è uno dei rischi più difficili da... come dire, implementare in un setup, perché è un setup anticipatore, magari puoi capire se c'è la chiusura, il aspettare una o due chiusure giusto per capire quanto è forte il movimento, però andare a prevedere una deviation diventa veramente impossibile. In ogni caso questo è il setup che io stavo personalmente seguendo. Poi per il placement dello stop loss c'è un po' da vedere come andiamo ad attaccare il pool, perché se lo attacchiamo ad esempio così si può mettere uno stop qua, se adesso domani andiamo a dire direttamente a fare una roba del genere diventa un po' più complicato, perché ci tocca andarlo a mettere qua sotto avendo un rischio rendimento poi asimmetrico. E invece se riusciamo ad avere un setup, cioè scusate, tipo così, e abbiamo lo stop qua, possiamo addirittura impostare un trade talmente speculativo da chiudere in parte sui 12-12, che è sempre un livello chiave. Questo è Cardano, non ho parlato dell'hard fork in tutto questo perché i fondamentali di Cardano non li seguo, non è una di quelle coin che mi appassionano, per usare un eufemismo, ma speculativamente è sicuramente interessante. Niente, e vi lascio questa perla. Allora, torniamo a noi. Ciao Luca, che ne pensi dei grid bot? Bot a griglia solo long e il DC a bot per compensare i movimenti short? Domanda da parte di un mio amico molto timido. No, è una domanda intelligente, perché effettivamente io volevo proprio andare ad affiancare ai miei bot, e mi prude in una maniera incredibile il naso, scusate, andare ad affiancare, vai, adesso li ho chiusi, ai miei bot che sono tutti direzionali, tutti trend follower, hanno un brutto difetto, che quando il mercato lateralizza è un bagno di sangue, credetemi, è un bagno di sangue. E quindi andarci a mettere in parallelo un bot che lavora bene sulla lateralità come il grid bot è sicuramente un'idea furba, quindi te lo dico. E il DCA bot non lo conosco, dovrei informarmi, a quello di Tricommas, non so esattamente come lavora, ma il grid bot è un ottimo complemento ai bot trend follower, quindi assolutamente sì. Sentito di NG Direct e il suo avvicinamento al mondo cripto? Dunque, ho sentito che un bel po' di banche si stanno avvicinando al mondo cripto. La banca numero 2 in Spagna, che vuole lanciare servizi di custodia e trading nel prossimo anno, secondo degli insider, a Singapore, che vabbè, Singapore è avantissimo nel mondo del fintech, però anche lì ci sono molte banche che vogliono offrire servizi di questi tipi. E quindi non mi stupisce affatto. Ti dico, prima o poi arriveranno tutte. È una cosa, cioè i più furbi arrivano per primi, aprono le acque, si addossano un po' di rischio in più e ottengono ovviamente un rendimento più alto, perché chi rischia di più su una cosa che poi va bene vince di solito, e chi arriverà dopo magari sì, si prenderà le briciole rimaste e arriverà dopo, c'è poco da fare. Allora, eccoci qui anche con un nuovo monitor, wow, bellissimo. Io ho un solo monitor per fare trading, a volte ne uso due, ma nel senso che ho il fisso,
un 27 pollici che per i grafici è spaziale, e il portatile che a volte, quando magari appunto devo tenere aperto un exchange, un grafico, due exchange contemporaneamente, mi può capitare. Però non ci ho mai pensato ad aggiungere un altro monitor. Il per 3 su Nexo che significa, che non ho capito, ma soprattutto se conviene ricevere token Nexo. Il per 3 su Nexo è una promo dedicata ai nuovi clienti, se non erro, per il mese di dicembre c'è il triplo dell'interesse. Alla fine non si butta via, però è pagato in token Nexo. E poi ovviamente il massimo è il per 3, perché mi pare che ci siano degli scaglioni anche lì. Mi potresti far vedere come funzionano i futures con scadenza trimestrale per fare copertura? Sarò un po' tardo, ma non riesco proprio a capire come si compra, utilizza. Ma guarda, in sostanza il future a base trimestrale forse non è neanche il migliore per fare copertura, perché se andiamo su FTX, che lista, tra l'altro ha cambiato grafica, mi ha fatto impazzire, FTX ultimamente mi fa impazzire, e tra l'altro avete visto che ha listato Airbnb ancora prima dell'IPO, che ci sarà l'IPO prossimamente, e si può scambiare Airbnb sull'azione di Airbnb su FTX ancora prima dell'IPO. In sostanza, dopo l'IPO i due prezzi convergeranno, quindi è come una scommessa sull'IPO di Airbnb. Comunque volevo arrivare invece a guardare i futures a scadenza più lontana. Eccolo qua, 25 giugno è l'ideale. Perché è l'ideale? Perché in realtà il prezzo è più alto, quindi se tu vuoi fare una copertura short, a te interessa un future che abbia un prezzo il più alto possibile rispetto allo spot, perché in questo caso tu introduci anche una componente di spread, e questo vale soprattutto se questa copertura la vuoi tenere aperta a lungo. Esempio, adesso Bitcoin è, lo spot è 18.344, il future è 19.2 70. Se andiamo a fare un calcolino, allora 19.270 meno 18.350 diviso 18.350, abbiamo 0,05, quindi abbiamo già un 5% in sostanza di vantaggio, e non è da buttare via. Perché comunque in un trade magari appunto di copertura, di lungo periodo e tutto quanto, fa. E quindi questo è un po' il senso di usare i future a lunga scadenza come copertura. In particolare nei momenti di FOMO lo spread tende ad aumentare ancora di più lo spot e il future, e quindi diventa un'occasione interessante. Torniamo a noi. Ho provato a svoltare con i giochini per le shitcoin, ma sono andato sul lastrico. E no, non si fa. Mannaggia, alle 22.01 forse lanciano la Starship. Possiamo vederla a fine live insieme. Andiamo giusto un po' off topic. È vero, vediamo lo stream. Eccomi sul pezzo, bella lì, grande, grandissimo, ben arrivato. Domanda tecnica: cosa ne pensi dell'Hash Ribbons come indicatore su eventuali rientro front di BTC? Lo ritieni affidabile o solo uno dei tanti? Guarda, ti dico, finora funziona molto bene, perché chi lo usa mi dice che funziona. E poi che dire, io personalmente non l'ho mai usato più di tanto, perché non lo so, cioè uno di quegli indicatori che magari vale di più per i fondamentali, vale di più per i trend follower di lungo periodo, però per l'operatività che ho io, tanto, cioè, oddio, potrebbe essere utile magari per andare ad aprire una copertura per chi lo segue come indicatore, però ti dico, io personalmente non l'ho mai usato più di tanto, ecco, quindi non ti so neanche dire di preciso quali segnali ha dato o non ha dato. Ciao Luca, innanzitutto grazie per il lavoro che fai, bellissimo il corso Trading Consapevole, grazie, mi fa piacere. Puoi parlarci un po' di Arbismart? Guarda, a me spiace, perché non mi piace parlare male in generale, però ragazzi, cioè veramente, chi ve lo fa fare di mettere dei soldi lì dentro, che a me puzza di bruciato lontano chilometri questa cosa? Cioè ci sono dei vincoli, sono poco trasparenti, dicono sì l'arbitraggio, ma cioè è la classica, le classiche scuse per giustificare un Ponzi, secondo me. Ragazzi, io ve lo dico col cuore in mano, se volete
avere una rendita, se volete avere un'entrata parallela e tutto quanto, ci sono le piattaforme CeFi, ci sono tante opportunità, la DeFi. Non andate a impelagarvi in queste cavolate che poi buttate via i vostri soldi, e non fatevi abbindolare dai discorsi come la licenza europea, perché la licenza europea che hanno preso una licenza di non so che cos'è in Estonia, che praticamente se vado là io e pago e faccio vedere non so due o tre cavolate, me la danno anche a me. Quindi davvero non fatevi abbindolare, non buttate via i vostri soldi così, ve lo dico col cuore in mano. E è uno specchietto per le allodole, per il classico italiano che vuole arricchirsi, e no, per me è no. Io mi espongo in maniera molto chiara su questo. Interessato anch'io su Polkadot? Assolutamente sì, lo faremo. Luca, ma le shitcoin si azzerano a fine anno? A fine anno no, ma a fine stagione, quando qualcuno vince il jackpot e arriva a 1000. A proposito, a quanto siamo? Vediamo un po' i top shitcoiner a quanto stanno. Attenzione, c'è qualcuno che ha superato i 1000 ma non ha ancora richiesto il premio, Quindi questo qualcuno mi sa che si è arricchito con i giochini, perché ha avuto un boost pazzesco. Però io, finché non vedo la richiesta del premio, la gara è ancora aperta. Quindi tu che mi stai ascoltando, che hai più di 1000 shitcoin, fai il redeem, altrimenti la stagione non finisce, il primo che fa il redeem vince. La maglietta rossa è chiaramente ribassista. No, io non voglio essere ribassista. Tra poco vi spiego il setup long. Un minuto e vediamo i grafici. Luca, smetti con le cripto oggi e facci un gameplay a Cyberpunk. No, io sto giocando a Sekiro, ragazzi, dovete capirmi. È come se non bastasse lo stress delle cripto, mi sono messo pure a giocare a Sekiro, che è il gioco che fa più incazzare sulla faccia della terra. Incredibile, vabbè. Luca, conosci Cover Protocol? Yes, lo conosco. E mi piace molto quella branca lì della DeFi che sta nascendo, che è quella dell'assicurazione. Parliamo di Cover Protocol, parliamo di Certic, parliamo di com'è che si chiamava l'altro, mamma mia, ne ho parlato anche l'altro giorno, non me lo ricordo più, vabbè, ce ne sono veramente tanti interessantissimi che secondo me potrebbero essere il prossimo trend interno alla DeFi, e io me lo auguro, perché è Nexus Mutual, ecco, mi è venuto in mente, ed è proprio quello che serve, che manca, perché ciò che magari frena rispetto all'investimento in DeFi è proprio la mancanza di una tutela per l'utente, e quindi spaventa quello, perché caspita, io dico bella la rendita, bello il meccanismo, ma se poi perdo tutti i soldi, cioè perché lo hackerano a che, e allora ti passa la voglia di usare la DeFi. Se ci fosse una copertura assicurativa, in particolare decentralizzata, perché se tu introduci un'assicurazione poi ti devi fare il KYC, non vale più niente il discorso della DeFi. Ma se è una cosa decentralizzata che funziona bene e che non ti costa un capitale, perché adesso Nexus Mutual purtroppo ha dei premi elevatissimi perché ha poca liquidità. In un futuro, secondo me, ci arriviamo ad averne abbastanza da permettere un utilizzo sensato, che non vado a spendere più di assicurazione che di rendita, insomma, questo è il discorso. Però io ci vedo veramente un trend. Che ne pensate dei token bear su FTT, meglio o peggio dei future? Allora, io vi dico la verità, i token bull e bear non li utilizzerei proprio, perché funzionano bene per operazioni rapide speculative, e soprattutto funzionano bene se e solo se la coin è in trend. Se ti inizi a lateralizzare, performa peggio dei miei bot, perché in realtà i bull e bear vanno a ribilanciare ogni giorno a fine giornata per ripristinare la leva 3x, e quindi se ti va un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, ti continua a ribilanciare, e in sostanza ti espone sempre di più alla perdita che al profitto. Questo funziona bene durante un trend, perché ti carica di più il trade e fa il compounding wins, e invece nella lateralità è veramente un disastro. Allora, amici miei, giriamo il tutto e andiamo a guardare i grafici. Nel frattempo vi scillo una cosina al volo, che se a proposito di rendita passiva, anziché usare Arbismart e quelle porcate lì, c'è BlockFi, che è una piattaforma assolutamente lecita, che è una banca praticamente, si può dire,
che ha ancora la promozione. Qualcuno mi chiedeva, ma la promo c'è ancora del primo deposito? Altro che se c'è ancora, si può ottenere fino a $250 in Bitcoin sul primo deposito di premio, in base a questa tabellina. Io vi lascio il link, sempre che ogni tanto lo vedete apparire lì nella chat di Twitch. Per chi ci segue sul tubo ve lo lascio nel commento e sganciatemi anche un bel like, così già che ci siete, e basta. Quindi sappiate che c'è ancora questa promo per chi ne volesse approfittare, però è su invito, quindi io vi lascio il mio link di invito con il quale la potete utilizzare. Benissimo, allora andiamo a vedere un po' di graficozzi. Benissimo, partiamo da BTC, ecco, via, enter short, ottimo, via che parte ancora il bot, chissà cosa succede. Domani guardo il profit and loss e piango, secondo me. Continua a prendere posizioni questo bot, mamma mia, smetti di lateralizzare, pompa o dampa, deciditi, ma smetti di lateralizzare. Allora, partiamo da Bitcoin perché c'era il setup long in arrivo, in vista. E allora, in particolare, morto un triangolo se ne fa un altro, si suol dire, no? L'ultimo live c'era il meme di questo triangolo che si vedeva un po' meglio, molto meglio, sui time frame intraday, vedetelo, questo, tac, questo bel triangolino, per cui mi avete preso un sacco in giro, perché io all'inizio avevo detto, io guardo il giornaliero, ho detto io non ne vedo di triangoli, e poi questa frase mi si è ritorta tremendamente contro, e quindi... Adesso è stato rotto a ribasso questo famigerato triangolo. Siamo finiti nella zona di liquidità in domanda, perdonatemi la crisi epilettica, ma devo centrare un po' il grafico, ed eccoci qua di nuovo a pescare dal pool di domanda. Vi ricordate, questa zona l'abbiamo evidenziata tempo fa, lo sapevamo, e addirittura io vi avevo detto, ogni tanto vi butto lì i setup, no, che vedo anche su Telegram, che c'è il setup anticipatore, che è sempre quello di andare a pescare, a buttare il long preventivo su questa zona di liquidità con lo stop loss sotto i minimi. È rischioso, perché un setup anticipatore è rischioso per definizione, però c'è, io non l'ho ovviamente fatto, però appunto c'è. Un setup invece meno rischioso che ci si sta mostrando agli occhi è quello di reclaim dei 18.400. Allora, il reclaim durante una struttura concorde al reclaim è un bel setup, funziona molto bene, è uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, e in sostanza significa che la struttura, ovvero sull'high time frame, in questo caso il settimanale, deve essere concorde al reclaim stesso, quindi in questo caso rialzista. Qua direi che di dubbi non ce ne sono. E poi andiamo sul low time frame e andiamo a cercare la price action. In questo caso abbiamo il livello di supporto, che è questo qui, 18.400 per l'appunto, sotto il quale c'è il pool di liquidità in domanda. Se questo livello, dopo essere stato rotto, viene subito recuperato, abbiamo appunto un reclaim, quindi un potenziale long che vede direttamente come target il range high, la zona di range high, quindi 19.6-20.000, quell'area lì all'incirca. E questo è un setup speculativo che però si può tramutare anche in trend follower, perché ovviamente se poi andiamo, facciamo così, e noi abbiamo un ingresso che qui no perché è quello anticipatore, però magari in questa zona abbiamo un vantaggio sul mercato e quindi magari ci scoccia un po' chiudere tutta la posizione, una parte ce la teniamo per sfizio in caso di breakout, perché va comunque a dare un profitto decisamente più elevato, però sicuramente una parte io la chiuderei. Adesso sto viaggiando un po' con la fantasia, nel caso in cui succedesse tutto quello che abbiamo detto, una parte la chiuderei da quelle parti lì, perché comunque si tratta di un grafico molto esteso, su quello sempre non ci piove, però c'è il setup, questo è il discorso. Poi il morto un triangolo se ne fa un altro invece era riferito a questo, facciamo uno piccolo spostamento magico di una linea e tac, nuovo triangolo servito. La magia dell'analisi tecnica. No, beh, scherzi a parte, adesso questa è una trend line al momento, sembra, però come sapete io non do neanche troppa importanza alle trend line, ai livelli di supporto e resistenza dinamici, perché non mi fanno impazzire, mi danno il bias, quello sì, perché finché c'è un trend c'è un bias su quel trend lì, però da lì al dire io vado, che ne so, eravamo qui, io vado a congiungere questi due punti e vado a entrare preventivamente lì, magari no, dai, non ci sta, e perché
po' troppo azzardato. Già è azzardato farlo sui pool di liquidità, figuriamoci sui trend, che c'è ancora più aleatorietà in tutto quanto. Comunque, tornando a noi, questo è il bullish scenario, quindi una chiusura oggi qua sopra o magari domani con tanto di reclaim. Farebbe questa candela, che è molto bella perché in corrispondenza di un pool di domanda avremmo una candela bullish, candela dove c'è il sell off totalmente assorbito, shadow, lower shadow molto lunga, e chiusura addirittura verde. E quindi questo è una cosa estremamente positiva, e quindi ci abbiamo questo setup. Il caso bearish invece è la negazione, ahimè, di questa candela, quindi chiudiamo magari così e domani c'è follow up di offerta fino a fare addirittura un lower low. Questo è il caso bearish. In tal caso dobbiamo spostare il focus sul low sottostante 17.150 e si ripete questo gioco, nel senso, come reagiamo su questo low? Reagiamo bene, reagiamo male? Sotto c'è tra l'altro della domanda. Se reagiamo bene e rimbalziamo, ottimo, magari andiamo di nuovo a osservare il reclaim di questo livello qui. Se invece reagiamo male e lo perdiamo, c'è la possibilità di andare a vedere il suo stesso reclaim, e sarebbe anche in questo caso un setup long. Quindi basta, questa è un po' lo specchio delle possibili situazioni su Bitcoin. Chiaramente poi abbiamo come resistenza principale il massimo assoluto, e il break di quel massimo lì potrebbe innescare tranquillamente una prosecuzione di trend. A me continua a spaventare per l'iperestensione, però questi sono i fatti. Sul settimanale c'è un inizio di indebolimento, perché vedete abbiamo innanzitutto un freno che c'è stato nella candela della settimana scorsa, di due settimane fa scusate, che è di fatto una candela di arresto sul settimanale. Vi ricordate la candela d'arresto che diceva che in sostanza una candela che spazza sopra, spazza sotto, va a svuotare un po' di liquidità? Non a caso adesso stiamo lateralizzando da secoli ormai, che sembrano secoli ma sono due settimane, e fondamentalmente toglie carburante al trend, ed è quello che è accaduto, perché effettivamente così è stato. Poi, se dopo la candela d'arresto, vabbè, c'è stato follow up di domanda con higher high tra l'altro, anche se assorbito, e poi ecco qua c'è stato un altro inciampino, quindi c'è da vedere se qui andiamo a formare un costrutto di top oppure no, perché in tal caso sarebbe appunto a favore dello scenario di prosecuzione del ritracciamento. Per ora questa è la situazione, non c'è molto da dire, lateralità, lower highs, higher lows, e quindi c'è da trovare il primo setup possibile tra quelli che abbiamo detto. Shortare non mi ispira più di tanto, perché vista appunto la FOMO, vista la struttura molto bullish, shortare mi spaventa. Lo valuterei nel caso di lower low, shortare non di copertura, shortare speculativo. Benissimo, andiamo avanti con Ethereum, l'altra mia posizione aperta, che fortunatamente ha voluto dare un colpo di reni sul pool di domanda, che è andato a ritestare di nuovo. Sono sempre quelli i livelli. Ethereum, ve lo dico sempre, è estremamente pulito dal punto di vista del trend, si comporta in maniera esemplare. Adesso sta andando dritto dritto a sfidare di nuovo 0.0318, e in sostanza l'approccio deciderà quello che sarà il divenire, perché al momento siamo in range, come vedete abbiamo range low che è il pool di domanda sotto ai 0.03 e la resistenza, il range high, è sopra i 0.0318 col pool di offerta. Se lo andiamo a rompere abbiamo come prossimo bersaglio 0.0335, che è quest'altro qui, e poi abbiamo un reclaim di un livello fortissimo. Già questo è un livello forte, perché questi livelli non sono fatti a caso, ma come vedete sono dei livelli chiave sul time frame settimanale. Li abbiamo visti talmente tante volte che non ve li ripropongo nemmeno più. Però sono dei livelli chiave, in particolare questo che è un cluster, vedete? Cluster intermedio nato qui, che ha fatto da range low per la zona di massimo. Un suo reclaim è un segnale veramente forte, anche lì ci scappa il long. Io sono long da qua, lo stop loss è sempre qua sotto, finché non torniamo qui non sposto lo stop loss, questo è il mio piano. Yearn, che anche lui gioie e dolori. Allora, Yearn ha ritracciato un attimino dopo aver formato un pool di offerta qua sopra, questo che vedete,
E però il ritracciamento oggi sembra ostacolato da un po' di domanda che già se facesse questo low reclaim, stiamo parlando di movimenti microscopici, cioè un low reclaim di questo tipo non è un setup long sul giornaliero, per capirci, è roba intraday, però sarebbe, cioè, oddio, un po' di carburante. Io, la mia posizione è quella che vedete, non è cambiata, non cambierà e basta, quindi non c'è molto da aggiungere. Potrebbe essere un'altra opportunità di long la riconquista di questo pool di offerta, quindi cioè se non fossi entrato long magari punterei a quello. Benissimo, poi cos'altro vi volevo far vedere? Alpha Finance, in due parole, quant'è? 57 minuti? Allora dai, 2 minuti di Alpha Finance per farvi un teaser che poi ci dedichiamo un video. È un'applicazione DeFi cross-chain, quindi che mira a mettere insieme diverse blockchain, cioè pool di liquidità condivisa su diverse blockchain, facendovela semplice. E il primo prodotto che hanno fatto, che è di una lunga serie, mi auguro, si chiama Alpha Omora, che non so, hanno preso probabilmente da Harry Potter visto il font. E come funziona? Tenetevi forte, perché come, cioè, voi guardate ad esempio questo ETH Sushi su SushiSwap con yield farming 111% di APY. Perché? Com'è possibile? Se voi andate su SushiSwap, come esattamente anche mostrato qui su Alpha, l'APY di Ether Sushi è del, adesso lo carichiamo, ce la facciamo entro domani, dai, forza, ottimo, farms, allora, ETH, facciamo così, Sushi ETH, abbiamo, ecco, il 94% annualizzato, però perché adesso in realtà c'è il 4 per anche su SushiSwap. Di suo in realtà sarebbe molto meno, sarebbe il 47,41%. Qua, ecco, in realtà adesso qui c'è da vedere se conviene o no per ognuno. Non pensavo che qua te lo includesse già, però in questo caso ad esempio conviene Sushi. Però, come, tornando a noi, perché qui è 111,95? Perché in leva. Leva 2, farm 2 per, cosa vuol dire? Ci sono i farming in leva, ecco, ci mancava solo questo. In sostanza, quello che fa Alpha Omora è andare a contrarre un prestito da Aave. Se voi provate a fare farm 2 per, vi viene infatti questo preview. Supponiamo di metterci 10 Ether su questo pool, lui ovviamente ce lo va a redistribuire, perché essendo un pool non puoi mettere solo una coin, ma devi mettere tutte e due in proporzione, e quindi lui te lo va a distribuire in questo modo, andando a contrarre un debito di 10 Ether. E uno dice, ammazza, rischiosino, e perché in leva 2 per di fatto, tu metti 10, lui mette 10. Praticamente lui prende in prestito da Aave 10 Ether e li va a mettere, a convertire poi in questo modo, e a mettere all'interno di questo pool, andando ad aumentare ovviamente l'APY. Come si compone il tutto? Allora, prendiamo l'APY di yield farming raddoppiato, prendiamo l'APY delle trading fees raddoppiato, ci andiamo a sottrarre il costo del prestito da Aave, che è il 10%, e poi c'è in più l'alfa, cioè tu farmi alfa oltre a tutto quanto. C'è un po' di slippage per la conversione degli ether in ether più sushi, e in sostanza questo è quello che accade. C'è un rischio che è un po' complicato da capire all'inizio, è il rischio di liquidazione, chiaramente, perché laddove c'è un prestito c'è la possibilità di liquidazione. In sostanza, quei 10 ether che vado a farmi prestare da Aave, ovviamente io alla fine li devo restituire. Quindi, se ci fosse un movimento repentino di queste coin, ci potrebbe essere uno scenario in cui io faccio fatica a restituire i 10 ether. Ma attenzione, il movimento repentino non è il dump di ether, ma è il pump di ether che ci fa rischiare la liquidazione. Per quale motivo? Perché io devo restituire ether, ma io vado alla fine, visto che devo convertire e mettere in supply entrambe le coin, io vado a convertire parte degli ether in sushi. Quindi io rimango con meno di 10 Ether, attenzione, e se Ether va a pompare in una maniera estrema,
va a finire che poi tutto, cioè il valore, il controvalore complessivo è sbilanciato verso Ether, e c'è la soglia di liquidazione che mi pare che è l'80%, che significa che se il valore del debito equivale all'80% del valore della mia posizione, vengo liquidato, e questo è un dramma, perché non deve succedere. Se vengo liquidato pago una valangata di fees, quindi non deve succedere. Quindi in sostanza, se pompa Ether talmente tanto che questi 10 Ether valgono l'80% della mia posizione complessiva che ho qua, vengo liquidato. Questo è un rischio da tenere in considerazione. Quindi prima di adesso chiudere il video e fiondarvi a fare farming in leva, considerate assolutamente questo. Allora, niente, vi ho dato anche il teaser. Quindi io adesso con questa vi faccio il mio solito saluto e noi ci rivediamo venerdì in live. Adesso ricarico la differita di questo sul tubo. Vi ringrazio per avermi seguito. Ovviamente state sempre sul pezzo, perché i contenuti non mancheranno, c'è un sacco di cose di cui parlare. Grazie di nuovo per il vostro tempo, la vostra pazienza, e mi raccomando, fate il claim di queste shitco. Eccolo, c'è il vincitore, eh? eccolo qua, grandissimo, grandissimo. Adesso mi tocca premiarlo. Mi sa che è finita la stagione delle shitcoin, farò l'annuncio. Amici, di nuovo un saluto, buona serata e a venerdì con la premiazione, mi sa.